Un intervento poderoso, l'ha definito così in conferenza stampa il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando del fondo di 400 miliardi per garantire liquidità alle imprese italiane, 400 che si sommano ai 350 messi in campo nel decreto di marzo, il bazooka italiano davanti alla crisi da Covid-19. Così lo abbiamo definito, così è stato definito, con prestiti coperti fino al 100% per le piccole e medie imprese, per i lavoratori autonomi che hanno un'attività, cioè fino a 25.000 euro, poi il 90% per somme superiori, e man mano che crescono c'è un controllo che si differenzia da parte della banca che va ad erogare quel prestito con quelle garanzie statali che vi abbiamo detto. Nel giorno in cui oggi si tiene l'Eurogruppo, sarà ovviamente un Eurogruppo in conference call per parlare delle misure da mettere in campo davanti al contagio economico legato al contagio da Covid-19 e alla vigilia di una settimana, quella che si concluderà con le vacanze pasquali, che dovrebbe vedere un altro intervento del governo, il cosiddetto decreto di aprile, e magari tra questa e la prossima settimana quel consiglio dei capi di Stato e di Governo che dovrebbe mettere un punto sulla discussione a livello continentale. I nostri ospiti in questa prima parte della trasmissione, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, buongiorno, ben tornato a Studio 24, ministro. Buongiorno a lei e a tutti in collegamento. E in collegamento con noi c'è anche il professor Dario Manfellotto, direttore della medicina interna all'ospedale Fate Bene Fratelli. Buongiorno professore, nonché presidente dei medici internisti italiani. Ben tornato. Grazie, buongiorno. Allora noi, professore, io parto da lei, le chiedo subito, abbiamo visto questa curva crescere in modo significativamente diverso rispetto alle settimane e ai giorni scorsi, e questo come dire, è sicuramente un segnale importante, ma vediamo quel numero che resta drammaticamente alto, che è quello delle vittime. Perché resta così alto? Il problema è che ovviamente continua la ricerca dei positivi, aumenta il numero dei tamponi e il numero dei contagiati risulta sempre alto, però tutti quanti segnalano questa riduzione dell'aumento, ecco, è un po' una tautologia, però l'aumento dei numeri è meno rapido, meno brusco di quanto non accadesse prima. C'è un aspetto importante che io vorrei segnalare di questi dati. Al di là del fatto che i numeri nelle rianimazioni non sono aumentati bruscamente, siamo più o meno alla metà della possibilità di accoglienza da parte delle rianimazioni in tutta Italia, quindi non abbiamo raggiunto i 4.000 e ormai con le rianimazioni siamo a 7.000, anche 8.000 posti disponibili, e l'altra è il numero elevato di persone che stanno a casa, quindi hanno condizioni che non necessitano il ricovero, quindi infezioni più lievi che possono essere trattate a domicilio o che sono state precocemente dimesse dagli ospedali. Diciamo che queste due sono le linee di tendenza positive della situazione attuale. Ministro, siamo partiti con quello che noi abbiamo definito il bazooka italiano, l'intervento poderoso, copyright questo del Presidente del Consiglio, in una giornata che è stata intensa per il governo, no? Lo abbiamo detto, una lunga riunione dell'esecutivo. Mi dice qual è il clima nella squadra di Conte, nella sua squadra, nel vostro lavoro? Ma guardi, le dico subito, il clima è molto, molto coeso, cioè noi siamo molto uniti. Ieri c'è stato un Consiglio dei Ministri molto lungo, è iniziato alle 11 del mattino, ha visto che è terminato praticamente con la serata, e dove chiaramente un provvedimento così significativo è stato esaminato articolo per articolo, e ogni ministro ha avuto modo di relazionare in ordine alla materia di sua competenza. Penso al ministro Gualtieri, al ministro Patuanelli, alla ministra Azzolina e a tutti quanti noi, e principalmente di interloquire tra di noi, perché chiaramente siamo un numero cospicuo di ministri e ognuno voleva approfondire dei temi e rappresentare delle necessità. E il clima quindi è stato positivo perché c'è stato molto confronto, molto dialogo. E devo dire la verità, noi siamo convinti del provvedimento che è stato emanato, e non sarà l'ultimo ovviamente, ci vede proiettati nella direzione di fare letteralmente tutto ciò che è possibile, fino in fondo. Senta, Ministro, l'auspicio è quello di votare i provvedimenti con tutto il Parlamento, con la maggioranza più trasversale possibile, lo ritiene possibile? Ah, io penso di sì, perché
Lei sa benissimo, questo è il momento dell'unità, non è il momento delle polemiche, delle dissociazioni, questo è il momento in cui bisogna stare assieme. Per cui trovare la maggiore sintesi parlamentare è anche un bel segno, non solo nei confronti del popolo italiano, ma nei confronti dell'Europa e del mondo intero. Io penso di sì, francamente un'opposizione che si metta di traverso in questo momento non ha nessun senso, questo è il momento dell'unità nazionale, poi ci sarà tempo per i distinguo, questo è il momento di viaggiare tutti insieme. Ministro, noi chiediamo spesso agli esperti che invitiamo sul ritorno alla normalità, ovviamente sappiamo che i tempi saranno lunghi. Le chiedo anche rispetto al settore di competenza del suo lavoro quotidiano, il Ministero dell'Ambiente, ecco, dobbiamo immaginare una normalità che sia diversa dalla normalità precedente, un approccio differente anche come eredità di Covid-19? Beh, io parlo sempre di una nuova normalità. Se vogliamo dire, ovviamente riferendomi al settore ambientale, quella che vivevamo prima non era un granché di normalità, perché abbiamo trovato situazioni abbastanza pesanti. Pensi solamente agli 80.000 morti all'anno che l'Italia lamenta per la qualità dell'aria, numeri che fanno paura, ovviamente. Una nuova normalità vuol dire: questo Covid-19 è una tragedia dal punto di vista sanitario, una tragedia dal punto di vista economico, però probabilmente possiamo ripartire in questo momento in cui stiamo spingendo l'economia, il sistema produttivo a sostenersi e a ripartire bene, quindi una nuova ripartenza, con un paradigma produttivo diverso. Quindi investire molto nel green, le risorse che abbiamo messo in campo, e siamo a 750 miliardi di euro di flusso economico, cioè parliamo di tantissimo. Bene, è il momento di spingersi verso il green, che intendo dire che per esempio le cosiddette condizionalità che consentono lo sviluppo green, le semplificazioni, le velocizzazioni, le sburocratizzazioni del DL Aprile e di tutte le norme che verranno a seguire ci devono spingere in quella direzione, altrimenti noi rischiamo di riprodurre un sistema antico, anzi direi vecchio più che antico, che non aiuta. E poi ci ritroveremo a inseguire un'altra volta un'emergenza ambientale. Bene, approfittiamo di questa vicenda e partiamo con testa nuova e piedi nuovi. Professor Manfellotto ha citato il peso che la qualità dell'aria sulla salute dei cittadini, il ministro Costa ha funzionato anche da acceleratore della forza della virulenza di Covid-19? Ma guardi, questo discorso che faceva il ministro Costa sulla qualità dell'aria è particolarmente importante. Particolarmente importante perché impatta sulla salute dei cittadini e noi sappiamo per esempio che molte malattie polmonari croniche sono legate anche all'inquinamento e comunque ad una reazione dell'organismo, dei polmoni in particolare, all'inquinamento ambientale. Questo determina una situazione di fragilità che, come abbiamo visto, è quella, il fattore di rischio principale nei confronti dell'infezione da Covid e in particolare per la mortalità correlata. La gran parte dei pazienti che muoiono purtroppo per questa infezione sono anziani, ma soprattutto, come diciamo noi, pluripatologici, cioè hanno una serie di malattie concomitanti che sono presenti nella loro condizione clinica. E tutto questo, diciamo, quarantena forzata degli italiani poi ha ovviamente alleggerito la pressione sulla qualità dell'aria, o meglio l'ha migliorata perché si circola molto di meno. Abbiamo visto le immagini di Venezia con l'acqua che è tornata pulita, quella dei fiumi. Ecco, magari questo, diciamo, può essere un modo, ministro, per vivere con ritmi differenti anche dopo, no? Beh, più che altro con un sistema produttivo che ponga al centro dell'attenzione sicuramente la crescita economica, ma una crescita diversa, cioè dove metti al centro la tutela della salute e la tutela dell'ambiente. Questo io dico, cioè oggi tutti i grandi economisti ci hanno dimostrato, nemmeno lo dicono, lo hanno dimostrato, penso al penultimo premio Nobel per l'economia, che la crescita green è una crescita che dà attraverso l'indotto anche posti di lavoro supplementari e capacità di espansione economica diversa. Bene, allora approfittiamo, cresciamo in quella direzione. Quindi non diminuiamo la qualità della vita, ma la facciamo diventare addirittura migliore rendendoci green. Cioè c'è bisogno di inquinare un fiume? È
È necessario inquinare un fiume per ottenere un risultato economico? Non credo proprio. È necessario, per esempio, non possiamo pensare ad una mobilità diversa per migliorare la qualità dell'aria? Penso proprio di sì. Penso a meno macchine, o penso principalmente a macchine total green, cioè quindi verdi, elettriche, oppure per esempio ibride. Cioè penso ad una serie di piccole cose che nella vita possono segnare la differenza e possono anche consentirci una qualità dell'ambiente e della salute migliore. No, mi pare di capire che anche se è stata rinviata al 21 la COP sul clima, la lotta contro il cambiamento climatico non si ferma, anzi riparte, tiene viva la battaglia, no, Ministro? Sì, assolutamente, è stata rinviata per ovvi motivi, anche perché noi dobbiamo assicurare la massima partecipazione mondiale alla COP, alla conferenza delle parti per il contrasto ai cambiamenti climatici. E ovviamente questo tsunami sanitario è intervenuto non soltanto sull'Italia, ma come vediamo a livello mondiale. Quindi era anche giusto spostarla al 2021, ma ciò non significa che noi attraverso, per esempio, le conference call non ci sentiamo tra i ministri dell'ambiente di tutto il mondo. Da poco ho sentito il ministro inglese, la ministra francese, la ministra spagnola. Perché? Perché chiaramente continuiamo a costruire quello che è un sistema che tende a contrastare il cambiamento climatico, ma a costruire un nuovo paradigma. Tra l'altro, l'Italia è stata accreditata di essere un po' il facilitatore a livello mondiale. Da poco vengo, poco prima che si chiudessero le frontiere, sono stato in India, che sappiamo essere il secondo paese più popoloso a livello mondiale, tra 2 anni diventerà il primo, che sta iniziando anche come paese un percorso green e chiede all'Italia di essere aiutato. Questi sono anche bei segnali per il paese Italia, per tutto quello che stiamo facendo. Quindi noi non ci fermiamo, andiamo avanti. Tant'è vero che il Ministero dell'Ambiente, pur essendo in lavoro agile e smart working, sta continuando a produrre, penso ai criteri ambientali minimi da poco firmati, al nuovo end waste sugli PFU, cioè i pneumatici fuori uso che ho firmato. Cioè noi continuiamo a lavorare perché la ripresa ormai, dobbiamo pensare alla ripresa e a una ripresa diversa. Avete anche lanciato la campagna Riciclo in casa, ecco, come va la raccolta dei rifiuti in questa fase così complicata di italiani chiusi in casa? Beh, guardi, la raccolta differenziata è aumentata in percentuale in tutta Italia. Questo vuol dire che gli italiani in casa sono molto attenti, che la raccolta sul territorio da parte dei comuni è particolarmente attenta. E questo mi fa piacere dirlo. Poi devo dire che ci sono state anche circolari sia dell'Istituto Superiore di Sanità sia del sistema cosiddetto agenziale, cioè ISPRA, l'Istituto per la tutela ambientale, e poi del Ministero dell'Ambiente, che hanno detto anche: guardate come si fa. Questo secondo me è un fatto positivo. Poi io ho lanciato anche la campagna Ricicla in casa, cioè che vuol dire proviamo anche a sintonizzarci su un modo diverso di concepire l'uso e getta, magari invece l'uso e ricicla, l'uso e reimpiega, riutilizza, e questo pure sta andando avanti, così come penso che lei abbia visto una bella cosa. Ieri abbiamo lanciato la campagna e-learning sull'ambiente per studenti e per i docenti, cioè l'aggiornamento, la formazione online ambientale per studenti e per docenti. Nella logica, si rammenta, nella logica per cui da settembre la formazione ambientale entrerà in tutte quante le scuole come materia obbligatoria. Siamo il primo paese al mondo. Ci ringraziano le Nazioni Unite, ci hanno ringraziato formalmente per questo. Direi che è un bell'orgoglio italiano questo. Ministro, l'ultima cosa che le chiedo, poi la lasciamo andare. Come dicevo, oggi è giornata di Eurogruppo. Ecco, ha detto a livello nazionale è il momento dell'unità. Dall'Europa cosa si attende? La stessa cosa. La stessa cosa. Vede, quando c'è una crisi come questa, una crisi che è prima sanitaria, cioè tocca la vita di ciascuno di noi, quindi to tocca la spina dorsale di tutti i paesi, perché noi contiamo la carenza di affetti, il distanziamento sociale, tutto questo, due sono le condizioni: o ci porta a smembrarci come Unione Europea o ci porta a unirci.
Io credo che ci stia portando ad unirci. Poi la dialettica è ovvio che ci sia, e ognuno coltiva un interesse un po' diverso dall'altro, ma la sintesi è una sintesi politica, polis, cioè gestione del bene collettivo, non una sintesi egoistica, mi interessa a me e non me ne frega nulla se non interessa agli altri paesi. L'Unione Europea si chiama Unione per questo, altrimenti non sarebbe un'Unione. Io sono ottimista, molto ottimista. Ministro, grazie, buon lavoro. Grazie per essere stato con noi. Professor Manfellotto, le leggo le parole di Sergio Mattarella rivolte a tutto il personale medico-sanitario del Paese. Le vicende drammatiche di questi giorni hanno mostrato di quanta generosità, professionalità, dedizione sono capaci gli operatori sanitari. Il nostro pensiero grato e riconoscente va alle infermiere, agli infermieri in prima linea e con loro a tutti i medici degli ospedali e dei servizi territoriali che li abbiamo visti lavorare fino allo stremo delle forze. Sono le parole di oggi del Presidente della Repubblica. Siamo certi che Sergio Mattarella le ricorderà anche nei prossimi mesi a chi dovrà prendere le decisioni. Ecco, cosa si aspetta come eredità da questa storia Covid-19, anche nel rapporto, nel mondo della sanità pubblica? Allora, intanto, come al solito, le parole del Presidente Mattarella sono sempre puntuali, corrette e vanno all'essenziale del problema. Oggi è la giornata mondiale della sanità e il messaggio del Presidente è sicuramente per noi rassicurante ed è qualcosa che gratifica perché tutti noi medici, operatori sanitari, tutti gli operatori, infermieri, tutti coloro che lavorano nel sistema salute, nel Servizio Sanitario Nazionale stanno veramente facendo uno sforzo enorme. Allora, quale può essere l'eredità, come chiedeva lei? Io da questo punto di vista non sono molto ottimista, diciamo, perché sappiamo che adesso si parla di medici eroi, si parla del grande impegno, si considera il lavoro che facciamo, ma è il lavoro che facciamo sempre. Questo è il lavoro che fanno sempre gli medici, fanno sempre gli infermieri di notte, nei giorni festivi, a Pasqua, a Natale, sempre. Adesso c'è un impegno maggiore perché c'è un numero di pazienti maggiore e c'è un rischio più elevato. Quindi c'è la paura che porta a gratificare, non da parte del Presidente, ma in genere si dice i medici sono eroi, quindi gli infermieri sono eroi, si gratificano con queste parole. Ma già cominciano, per esempio, delle recriminazioni sul piano legale, perché qualcuno considera che non è stato trattato bene, oppure non ha potuto avere accesso al familiare, oppure il familiare non ha, secondo il paziente, secondo il familiare, non ha avuto il trattamento corretto. Io temo che dopo questa vicenda noi avremo problemi di personale negli ospedali come avevamo prima, problemi di organizzazione come avevamo prima, una sanità purtroppo a macchia di leopardo nel territorio nazionale e avremo anche un numero elevato di cause contro i medici e gli operatori per la cosiddetta malpractice, la cattiva pratica medica e non a caso in Parlamento è pronto un emendamento al decreto Cura Italia proprio per mettere uno scudo agli operatori sanitari, ma anche alle aziende sanitarie per presunti danni che i cittadini potrebbero aver subito in questo momento. È un discorso molto delicato anche da proporre, però è un problema che si sta ponendo. Professore, torno da lei tra un secondo. Passo per Milano, passo per il Pio Albergo Trivulzio, che è un pezzo, Paolo Mangioni, buongiorno, della storia della città, anche della storia del paese, perché da quell'istituto, come dire, è passata ed è partita tutta la vicenda che abbiamo poi nominato Tangentopoli. Questa è un'altra storia che si intreccia profondamente con il racconto di Covid-19 e lo fa in modo drammatico. Paolo. Sì, lo è decisamente ed è una storia che viene fotografata da un numero di un report dell'Istituto Superiore di Sanità e del Garante delle persone private della libertà personale che raccontano di un 9,6% di mortalità fra gli anziani nell'RSA della Lombardia ai tempi del Covid, mentre nel resto d'Italia toccano il 3,7%. E come sapete, ve lo stiamo raccontando in queste ore, arriveranno gli ispettori del Ministero della Salute qui al Pio Albergo Trivulzio nei prossimi giorni, proprio per valutare le condizioni in cui si sta operando al tempo di Covid. Sono 70 le morti sospette dall'inizio dell'emergenza, 30 solo dall'inizio del mese di aprile. I sindacati hanno denunciato l'assenza di presidi, di protezione, di tamponi sul personale medico e sui pazienti. Naturalmente da qui è partita un'inchiesta per il momento contro ignoti, un'inchiesta però che non riguarda solo il Pio Albergo Trivulzio,
ma anche altri istituti, il Dognocchi, alcune case di riposo di Melegnano e di Affori. Dal Pirellone appunto la voce è quella di un sostanziale report che sono arrivati e che starebbero rispettando le norme, ma si continuerà naturalmente ad approfondire in questa direzione. Un'ultima cosa sui dati relativi ai contagi nella regione: poco fa l'assessore al welfare Gallera ha ribadito che ci sono numeri confortanti, una discesa lenta ma costante. Roberto, a te. Allora, grazie a Paolo Maggioni, buongiorno a Marco Tarquinio, il direttore di Avvenire, ben trovato direttore. Buongiorno Vicaretti, buongiorno a tutti. Gli ultimi tra gli ultimi sono quelli che pagano sempre di più nelle situazioni di crisi. Il racconto di quello che accade nelle case di riposo nel nostro paese, in particolare in quelle più colpite da Covid-19, sono l'ennesima testimonianza di questa storia, giusto direttore? Sì, ma sono anche la testimonianza della fatica che abbiamo fatto in questi mesi di lotta con il Covid-19 a vedere la complessità della sfida che ci stava davanti. Siamo dimenticati di pezzi del territorio, siamo dimenticati di tutti, anche noi magari facciamo informazione concentrandoci molto sulla trincea, come l'abbiamo chiamata, con metafora bellica, degli ospedali, e dimenticandoci del ruolo dei medici di famiglia, del ruolo delle case di residenziali per gli anziani, il cosiddetto socio sanitario. Credo che in questo momento ci sia una ripresa di consapevolezza, ma sappiamo anche che ci sono stati dei disastri. Il sindaco di Bergamo, Gori, ha avvertito da parecchi giorni a questa parte che molte delle sofferenze e delle morti che si andavano producendo, 3 su 4 arrivate a dire, erano lontano dagli ospedali, che pure erano una condizione drammatica. Temo che ce ne renderemo conto solo molto lentamente. Noi abbiamo cercato di illuminare dalle pagine Avvenire per quanto possibile questo, proprio perché ci arrivavano delle grida d'aiuto dagli operatori, anche di quelli che fanno semplicemente, organizzano i servizi di pulizia in queste strutture, perché vedevano coi loro occhi la battaglia faticosissima di persone. Del giorno per giorno, che si viveva giorno per giorno. Direttore, sistemiamo un attimo il collegamento e torniamo da lei. Abbiamo un piccolo problema, riusciamo a sentirla bene, la vediamo con difficoltà, quindi sistemiamo il collegamento e torno da lei tra un secondo. Ripasso dal professor Manfellotto su questo aspetto, professore, e su come voi avete lavorato, perché ci ha detto, no, quella definizione di eroi, che per carità è assolutamente giusta, ma è il vostro lavoro quotidiano. Ecco, ora riuscite a lavorare con quei dispositivi dei quali parliamo da quando è iniziata l'emergenza Covid-19, almeno negli ospedali? Guardi, anche qui ci sono realtà e realtà. Nel nostro ospedale abbiamo per fortuna un'ottima fornitura di dispositivi di protezione. Fate bene, fratelli dell'isola Tiberina, che non siamo un centro Covid, però comunque dobbiamo accogliere pazienti in pronto soccorso con sospetto, che dobbiamo studiare, e quindi dobbiamo comunque proteggerci, e noi abbiamo disponibilità di questi dispositivi. Purtroppo non è così su tutto il territorio nazionale. Come dicevo prima, è la solita così macchia di leopardo del nostro paese, perché ci sono ospedali ed ospedali, ci sono strutture e strutture, regioni e regioni. Io faccio il medico, non so per quale motivo si sia verificata questa situazione, però è la realtà che mi segnalano tutti i miei colleghi internisti della FADOI, della mia società scientifica, e mi segnalano quotidianamente i problemi di approvvigionamento dei dispositivi di protezione, maschere, camici, guanti, cuffiette e quant'altro serve per affrontare il paziente, trattare il paziente contagiato. Quindi è una situazione che riguarda l'ospedale, ma riguarda anche il territorio. Come diceva prima il direttore Tarquinio, il territorio, e in particolare i medici di medicina generale, che sono veramente nel territorio, sono veramente a contatto con i pazienti, i cittadini che vanno agli studi, si trovano nella gran parte dei casi senza dispositivi di protezione. Anche questo, perché accada io non lo so, ma tutti segnalano questo problema. Quindi la ricerca della cuffietta, della mascherina, lavare la mascherina, disinfettare la mascherina contro ogni tipo di raccomandazione internazionale è diventata purtroppo una pratica quotidiana di molti medici di medicina generale.
Professore, le faccio un'ultima domanda rispetto al tema test serologici, patente di immunità. Si sta comprendendo che tipo di immunità si sviluppa da Covid-19 e che tempi di immunità si hanno da Covid-19? Questo è l'argomento che si sta discutendo e che si deve conoscere. Allora mi permetta solo 10 secondi per dire, quando si vede la discussione, il dibattito fra gli scienziati, fra noi medici, non deve essere visto come una discussione o differenze di opinioni o come delle fazioni, il virologo di destra, il virologo di sinistra, l'internista di destra o l'internista di sinistra. Non è così, per fortuna. Il dibattito scientifico è un dibattito costruttivo che parte dai dati, dall'interpretazione dei dati, sulla quale si possono essere differenze di opinione, ma poi si arriva a un risultato unico. Quindi il dibattito non è la discussione politica. I medici e gli scienziati non appartengono a questa categoria. Il dibattito è costruttivo. Ma il problema che lei mi chiedeva, l'immunità permanente. Allora, i test sierologici saranno fondamentali insieme ai tamponi, quindi ai test virologici, della documentazione del virus presente nelle cellule dell'organismo, per capire la risposta individuale di ogni persona. Noi sappiamo che immediatamente si producono delle immunoglobuline, si chiamano IgM, che sono quelle della difesa immediata, poi rimangono le IgG, che sono quelle che si producono più tardivamente. Poi rimangono più a lungo nel sangue e possono rimanere anche per un lungo periodo. Quanto duri in questo coronavirus, nell'infezione Covid-19, questo tipo di permanenza di immunoglobuline ancora non è dato sapere. Questo è oggetto dello studio. Se questo possa rappresentare un'immunizzazione permanente, cioè una difesa permanente, come accade per esempio per il morbillo o per altre malattie esantematiche, questo non lo sappiamo, lo dobbiamo definire. Sicuramente cominciamo a conoscere qualcosa di più e lo sapremo meglio con i test sierologici. Professore, grazie per essere stato con noi. È pronta Emma Farneda, alla quale vado tra un secondo, però giro un pezzo della riflessione del professor Manfellotto al direttore Tarquinio, perché ci ricordava il professore come la situazione sia diversa da struttura a struttura, da regione a regione. Questo non vale purtroppo solo per gli ospedali. Penso alle parole dell'altro giorno della ministra Azzolina, confermate ieri sulla didattica a distanza, no? Si fa presto a dire, certo, diamo l'obbligo delle lezioni online, ma se c'è un pezzo del paese che non ha una copertura di connessione adeguata, se ci sono famiglie che non hanno gli strumenti per andare in quella direzione, come si fa a fare questo tipo di ragionamento, direttore? Beh, questo è uno degli aspetti paradossali della crisi che stiamo vivendo, che nel male a volte c'è anche una parte di bene. Ci sta aiutando a illuminare dei pezzi della nostra società e della realtà di vita degli italiani che si faceva fatica, o lo si faceva solo a livello retorico, a mettere a fuoco. Il problema finché parliamo di digital divide sembra che parliamo della luna. Quando parliamo della vita concreta delle famiglie e dei ragazzi, significa che ci sono un 30% dei ragazzi italiani che non sono in condizioni di partecipare alla scuola a distanza, nel momento in cui la scuola a distanza rischia di diventare, come spieghiamo anche oggi su Avvenire, la condizione anche per l'avvio dell'anno prossimo scolastico, di questo passo. E questo è qualcosa che va risolto, c'è una corsa contro il tempo per risolverlo, ma questo è un problema. Ma pensiamo a tutta la situazione del lavoro, parliamo sempre del lavoro nero, ma ci sono tutti i lavori grigi, quelli che siamo riusciti a vedere solo adesso e che vengono alla luce perché stiamo illuminando i non protetti della nostra società. Quindi diciamo che questo, paradossalmente, Vicaretti, è un tempo propizio per vedere i problemi del nostro sistema sanitario, i problemi del nostro sistema di istruzione, il problema del sistema del lavoro così come l'abbiamo lasciato articolarsi in questi anni, mettendo sempre di più ai margini troppe persone che oggi non riusciamo neanche a vedere nel momento in cui c'era da soccorrere le fragilità reali del nostro paese. Credo che sia una grande scuola anche per i decisori e per i legislatori. Per noi giornalisti è un'incitazione, credo, per tutti noi, a continuare a raccontare questa realtà nella maniera più efficace e più comprensibile possibile, altrimenti non ne verremo a capo. Allora ci vado ora da Emma Farnè, poi torno da lei.